credo che i problemi restano al paese, non è un problema solo di una categoria. Noi abbiamo affrontato oggi questa tavola rotonda con grande umiltà, ponendo secondo noi al centro un tema che è il problema del nostro paese in questo momento, anzi da diversi anni. Il ruolo del pubblico e del privato sono due ruoli chiaramente distinti, ovviamente distinti. Il privato deve svolgere la sua missione investendo, facendo economia e garantendo sempre più trasparenza ed imprenditorialità, perché oggi non esistono dei mercati locali, ma noi, l'impresa si è misurata con ben altri mercati. La funzione pubblica ha un'altra missione assolutamente chiara, in cui deve garantire efficienza, deve garantire tempi certi e, passatemi anche il termine, anche con un ritrovato orgoglio. Questi due anni del Paese io credo che hanno un obiettivo comune, quello di promuovere lo sviluppo. Purtroppo in questi ultimi anni viviamo in bilico tra immobilismo da una parte ed emergenza dall'altra, per cui c'è paura di fare o bisogna fare tutto e subito. È tutto fermo, arriva il commissario che risolve il problema. Anche l'ultimo provvedimento del governo di queste ore, di questi giorni, lo sblocca cantieri, che io ritengo estremamente positivo perché può far ripartire alcuni settori economici del nostro paese, prevede la nomina di commissari, quindi non è un problema di regole, le regole ci sono un presupposto, a prescindere, le regole ci sono e vanno rispettate. Credo che sia un problema che da anni ci stiamo portando dietro, di carattere antropologico e culturale, e crediamo che diversi settori del nostro paese, quindi i pezzi del sociale, le istituzioni, l'impresa, l'imprenditoria, le istituzioni dovrebbero cercare di creare un minimo di normalità affrontando con grande serenità questo tema, perché è un tema credo che sta condizionando molto. L'imprenditore non sbaglia, no? Nel senso che il nostro è un processo con una parte necessaria che è la pubblica amministrazione, e quindi se c'è una parte che sbaglia è la pubblica amministrazione, l'imprenditore è un po' anche vittima del sistema, subisce le decisioni dell'amministrazione che se sono sbagliate vengono poi da noi annullate. Secondo lei perché si sbaglia così tanto visto la mole di lavoro, visto la mole di lavoro che avete? Ah, non si sbaglia proprio così tanto, effettivamente l'amministrazione di solito è in grado di portare a termine correttamente le procedure. A volte ci sono talmente tante normative che si sovrappongono e difficilmente si riesce a interpretare in maniera corretta che ci possono essere degli errori, e qui sta la funzione del giudice di anche conformativa dell'azione amministrativa. E così sono due mondi che sembra che procedano per strade differenti e che trovino difficoltà a colloquiare anche su cose, su temi, interessi comuni. E indubbiamente occorre che facciano uno sforzo per lasciare le proprie impostazioni che ormai sono superate dalla storia e inizino a collaborare in una visione interdinamica della società. Grazie.